Salve a tutti, vorrei provare a raccontarvi quali sono le caratteristiche del Bando Boarding Festival che è stato pubblicato sul sito del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo. Si tratta di una progettualità, di un'iniziativa molto importante che mira innanzitutto a costruire delle reti, delle filiere che non siano soltanto culturali e turistiche, ma anche sociali ed economiche. Tra i nostri meravigliosi borghi, con l'obiettivo di mappare le buone pratiche di rigenerazione urbana, sociale, economica e culturale che già esistono nel nostro meraviglioso paese e che hanno già costituito una sorta di movimento di rinascita, di riqualificazione, di riattivazione delle comunità all'interno dei nostri paesi, dei nostri meravigliosi borghi e piccoli centri storici. Obiettivo dunque di questa iniziativa è innanzitutto quello di mappare le buone pratiche. Il secondo obiettivo è quello di costruire, partendo dalle buone pratiche, le future comunità competenti all'interno dei nostri borghi, quindi comunità che sappiano utilizzare strumenti e know-how per riattivare dei percorsi di rigenerazione, di riqualificazione, di rinascita, di quelle che sono, di quelli che sono, che possono essere i servizi, i prodotti, le iniziative di qualunque tipologia, di tipo economico, iniziative che possano riguardare il welfare e ovviamente la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Ecco perché per realizzare questi due obiettivi è importante la sinergia. Innanzitutto i comuni, che sono i principali destinatari di questo bando, dovranno presentare le loro proposte progettuali dopo averle costruite insieme agli attori del proprio territorio, quindi insieme alle associazioni, alle fondazioni, alle imprese, a tutti quelli che si chiamano stakeholder, ovvero tutti i portatori di interesse, ovviamente in senso assolutamente positivo, che sono appunto interessati alla rigenerazione, alla riattivazione del proprio borgo. E badate bene perché verrà data una premialità a quei borghi che costruiranno una logica di filiera tra di loro e che quindi saranno in grado di presentare delle progettualità che vedano come protagonisti non solo più paesi e quindi più piccoli centri storici e borghi, ma soprattutto più realtà del mondo dell'associazionismo, del mondo delle fondazioni, del mondo dell'imprenditoria. Questo perché? Perché vogliamo incentivare la logica della filiera, vogliamo provare a costruire un nuovo modello di economia, un nuovo modello di società che parta dalla bellezza dei nostri territori e dalla creatività. In bocca al lupo e buon lavoro!